Ciao a tutti ragazzi, sono Xtreme con questo video. Oggi siamo qui su Farming Simulator 2019 sulla mappa Italia. Andremo a vendere con questo Lamborghini 1706 20 tonnellate di frumento, 20.000 litri, vabbè, più o meno siamo lì. Con questo randazzo, non mi ricordo il modello. Aspettate che salgo sopra, in teoria ci dovrebbe essere scaletta qua, esattamente. Aspetta, ok, non ce la faccio. Ok, ecco qua. Come potete vedere, mi mostro anche un po' dall'alto la masseria azzurra. Qui sono un po' di mezzi che ho io. Masseria. Mi mostro anche un po' la mappa. Ok, lì lontano c'è la masseria d'Italia o il borgo piccolo, penso sia il borgo piccolo. Masseria d'Italia là in fondo, con la masseria Parma qua invece. Là in fondo, masseria d'Italia, masseria Parma. Per ora la versione light, poi fra un po' uscirà anche, penso nel prossimo farming o fra qualche mese, la versione pro con il vigneto. Allora, qua abbiamo International 644, poi la Daniva modificata con la targa veneta, modificata, poi vabbè, Galignani, cassone rimorchio, altro rimorchio, un Fiat 670H, una Class Dominator 98 VX, un paio di due galli, una quarantina di galline che cagano come non so cosa. Poi un spandi concime. Non vado più forte, devo andare più forte. Ok, è un po' troppo forte. Poi qua abbiamo un spandi concime. Spandi concime, quello là, spandi fertilizzante, quello là, spandi letame. Ok. Poi qua abbiamo seminatrice a mais. Un Lance Bulldog. Che andrebbe a simulare un Landini, però Landini non ce ne sono. Un 8090 Fiat Agri. Basta, più questa qui è l'azienda. Abbiamo 5 trattori, una macchina e qualche attrezzo. Ad esempio, accoppiata maschio. Vabbè, prendiamo su il Lamborghini e vi lascio il video. Mi raccomando, sentite bene il sound, eh. Adesso questo qui è il campo 1, quello là che vi danno con la masseria azzurra. Se potete masseria azzurra, vi danno anche questo campo qua, il campo 1. È da poco stato trebbiato, questo qui è il frumento che è stato trebbiato. Basta, vi lascio il sound, sentite che bel sound ragazzi.
Ragazzi, adesso facciamo un giro un po' più lungo di quello là che servirebbe, perché eravamo praticamente arrivati a dove dovevamo arrivare, a Life. Però se facciamo un giro più lungo potremmo salvare anche la mappa Italia. Vi lascio la salitona. Ragazzi, qua c'era la scheria che avete visto, adesso passiamo il giro per la strada, non so ancora da che parte andare. Se vuoi fare tutto il giro della mappa completo, quasi quasi faccio tutto il giro della mappa completo. Non lo posso fare, sì, lo posso fare. Non mi ricordo se lo posso fare. Dopo vado super di là. Forse lo posso fare, proviamo a fare tutto il giro della mappa, però durerà troppo. Quindi passiamo sempre per di qua, vabbè. Adesso vi mostro. Ragazzi, qua siamo nel negozio, qui il negozio, vediamo già un muletto appena iniziata la mappa. Allora, non andiamo super di qua, andiamo dritti, di qua c'è una salita, non so se lo voglio fare, quindi non la farò.
Allora ragazzi, siamo arrivati qua al punto di scarico, adesso vediamo come scaricare in teoria in retromarcia, vediamo un po'. Ok ragazzi, prendiamo il trattore, porto a fare un altro piccolo giretto, altri 5 minuti, e poi torniamo in azienda che è qua più avanti. Adesso prendo questa strada qua, che va giù. Bene, dai. Ringrazio comunque Edo per aver fatto questa mappa. Spero che il video vi piaccia. Lascia il video, dai. Ragazzi, qua ci sono le pecore. Voi potete comprare le pecore. È la stalla. Ok, andiamo giù per questa strada qua, prendiamo l'altra strada e andiamo dall'altra parte verso Borgo Piccolo. Ok,
Allora ragazzi, mi fermo un attimo qua. Via dei primi eroi. Far... Aspetta. Farme... Farm seria. Lucas Gamer 93. Manuel Ridoli. Azienda agricola Zambelli. Gaccia. E se vai in fondo, in fondo, in fondo, logo di Nick 87. È la via de... che... quelli che hanno donato degli eroi, insomma. È sotto la mappa. Edo mod, come potete vedere. Edo mod, Edo mod, Edo mod. Ah, non potete prendere gli edifici e spostarli da qualche altra parte perché sono ovviamente di proprietà di Edo mod. Infatti lui fa tutto lui. Non potete prendere e portarli nella sua altra mappa. Comunque, adesso ci facciamo questa salitona, andiamo verso Borgo Piccolo e ci fermiamo a Borgo Piccolo. Vedete che c'è il cartello. Ragazzi, allora spegniamo qua. Porto a fare un giro per Borgo Piccolo. Una bella location per farmarsi, insomma. Guardate che vista. Si vede da qua. Questo qua è Borgo Piccolo. Là c'è il treno che passa. Il treno fatto anche lui da Domod. Bello, 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 bello. Andiamo verso Borgo Piccolo. Ecco qua. Questa qui è la chiesetta. Un campanile con un arco sotto. Qua c'è un adesivo. Un adesivo, un cartellone. Niente, qua c'è un poggiolo, un coso per guardare. Qua... c'è una musichetta. C'è la chiesa, potete vedere, l'entrata della chiesa, rosone. Andiamo anche dall'alto. Bellissimo. Fatto veramente bene. Ok. Qua sotto c'è anche un'entratina così per guardare fuori. Ok, guardate le texture, che texture. Mamma mia. Continuiamo per qua sotto. Metto un po' di musica.
Qua c'è un altro posto per guardare, fare i guardoni. Mamma mia, che roba. Lì c'è anche un pergolo. Oh, attenzione, non penso sia tanto italiano. Comunque, sentite che arriva la musica. Ok, qua ci sono delle panchine da sedersi. Ok, con la casetta. Molto 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 bello. Scendiamo giù. Questa è la musichetta. E qua c'è il punto di informazione. Che, guardate, apro l'F1. Potete vedere che qua c'è scritto nascondere marcatori o mostrare marcatori. Mostrare marcatori vuol dire che in giro non ci sono i marcatori. Nascondere marcatori vuol dire che in giro ci sono i marcatori. Vuol dire che ci sono queste cose qua scritte in inglese con scritto qua si può scaricare l'acqua, qua si può qua c'è il silos, qua si possono comprare gli animali, insomma, queste cose qui. Invece se lo nascondete, quindi qua in alto c'è scritto mostrare, non ci sono più. Perché sai già le cose, quindi non ci sono più. Qua si può andare qua e vedere anche qua. Qua intanto c'è una casa un po' mezza distrutta. Bene, continuiamo qua. Qua ci sono un po' di archi chiusi. Ci hanno fatto un baretto. Eccolo qua, il bar. Ok, qua si può uscire. Continuiamo invece sempre di qua. Qua c'è un'altra casetta, anche qua c'è un'altra uscita. Poi si può girare qua giù, ci sono altre scale. Qua c'è un distributore di qualcosa. Qua c'è un posto dove stare tranquilli, una panchina. Qua si può scendere. Qua c'è tutto il camminamento. Una porta. E anche di qua si poteva scendere. Vedete? Anche di qua si poteva scendere, ragazzi. Giù di qua, giù di qua. Là c'è una falce del latte, un po' così rustico. Qua si scende, qua c'è il posto dove potete vendere le uova, ragazzi. Qua c'è un coso, aspettate che torno su. Un attimo, Così vi mostro che c'è il coso. Avete visto che non c'era niente? Adesso attivo questo. Torno giù. Ok. E qua magicamente c'è un coso verde. Oh, aspetta. Giallo, vabbè, giallo, verde. Vendi le tue uova qui. Vai nelle info center a Borgo Piccolo, quindi qua in alto, e per togliere i marker, quindi per togliere quel coso là che non si veda più. Comunque bellissimi dettagli, pendenza caduta. Santa Lucia, Granaio, Napoli, Italia. Qua c'è un punto dove vendere, non mi ricordo cosa. Qua si può salire, infatti è quello lì che ho fatto fino adesso. Vedete, si può salire. Così, tanto per salire. Si può fare anche l'esplorazione in un posto abbandonato. Qua c'è un garage. Ecco qua, esplorazione in posto abbandonato. Casa. Comporta. Non è proprio tanto abbandonato, però vabbè. Non c'è nessun sentiero che ci si porta. Che ci si va. Che ci va. Va bene, vi ho mostrato un po' di cose della mappa. Ringrazio ancora Edo per averla fatta, insomma. Grandissima mod. Per ora è soltanto per PC. Sul suo sito. Che è questo. Aspettate. Che è questo qua. Questo qua. Ega.cloud/domod. Per scaricare la mod. La mappa. Pesa 1,5 GB. Quindi. Collaborazione, questo qui è il PDA. PDA, sono andato a vendere all'IFE io. Risaliamo sul veicolo. Grazie ragazzi per la visione. Bellissima mappa. Arrivederci, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, condividete il video. E niente. Ciao ciao. Tanto faccio due sgasate qua col trattore.